Il centrodestra conquista il ballottaggio, Massimo Arecco ha il risultato più importante della lista della Lega Nord. Come ci si sente quindi a poche ore da questa importante notizia? Tanto stanchi, perché io come tantissimi altri abbiamo fatto le ore piccole, io sono stato in seggi finale 7, poi ho dormito un'ora e mezza e adesso siamo ancora un po' qua in fibrillazione per aspettare i risultati definitivi. Direi che se viene confermato il discorso del ballottaggio è un ottimo risultato, adesso si tratterà di aggregare intorno a noi le forze che si riconoscono in un progetto alternativo alla sinistra. Siete riusciti a strappare questo ballottaggio per circa 500 voti al Movimento 5 Stelle, però avete una concreta possibilità di entrare a Palazzo Sisto ora? Sicuramente, e ripeto, a questo punto parleremo con tutte le forze che sono veramente in alternativa a questa sinistra che ha dimostrato in questi anni di ridurre Savona in condizioni deplorevoli. Quindi tutti coloro che si riconoscono in un progetto diverso a quel punto potranno aggregarsi intorno a noi. Un risultato importante, non siete però riusciti a superare il 12%, mentre alle regionali dello scorso anno avevate fatto il 20%. Certo, diciamo quello è un motivo di riflessione, ci ragioneremo sopra, io onestamente avevo delle aspettative un pochettino superiori, comunque guardiamo al risultato importante sia delle preferenze personali sia soprattutto di essere al ballottaggio e con Ilaria ce la possiamo fare.